cioè storta le copertine, Non è almeno, facile. no, ma si vede bene. Buonasera, amici di Appetiti. Buonasera, sono qui con Luca Piretta e Alessandra Gigli, che devo dire Gigli, non Giglio, perché quello è il mio problema. È il loro bellissimo libro I dolci, che fa parte di una serie di libri, un almanacco alimentare che ci ha tenuto compagnia nei mesi e negli anni scorsi e adesso culmina con quest'ultimo bando. Ma aspetta, che c'ho una eco che non. Hai il microfono disattivato, devi attivare il microfono perché sennò non ti si sente. Ecco, ho Ecco, fatto. adesso sì. Non è solo Alessandra che fa delle cose interessanti, anch'io riesco a combinarle bene. Grazie Luca. Allora, siamo qua con 52 dolci, ma c'è una premessa che io adoro, io che mi sono messa a dieta da poco e quindi questi dolci li scorro con aria vogliosa, ma non posso neanche pensarci troppo, che una cosa che voi dite, indispensabilità della trasgressione, indispensabilità della trasgressione. Come mai questo? Beh. Rispondo io? Non sento più niente. Alessandra, sei staccata? Rispondo io. Allora, la trasgressione fa parte della nostra vita. Quello che dobbiamo cercare di fare è una trasgressione ordinata, se vogliamo essere un po' contraddittori, perché la trasgressione di suo non potrebbe essere ordinata, non potrebbe seguire delle regole. L'organismo e la psiche hanno bisogno non solo di un benessere fisico, ma anche di un benessere psichico. E di conseguenza è molto importante concedersi delle trasgressioni, perché il rigore ha un tempo di scadenza per il nostro benessere. Arriva un certo punto che il rigore non si riesce a mantenere più. Allora non ha senso aspettare il momento in cui c'è una sorta di tana libera tutti, per cui dice, vabbè, a questo punto mangio qualunque cosa. Mentre invece la trasgressione regolata consente alle persone di buon senso, perché poi certo ci vuole sempre la volontà. A questo proposito mi viene in mente che spesso vi vengono portate a dieta delle persone trascinate dalla moglie, oppure il marito trascinato dalla moglie o la moglie dal marito, no? Quindi è palese la non volontà del candidato a fare la dieta. Ecco, questo è un fallimento in partenza, perché se non c'è la buona volontà del dietando a fare la dieta, ecco, è impossibile ottenere un buon risultato. Quindi se non c'è la volontà di regolamentare anche la trasgressione diventa trasgressione un alibi per mangiare qualunque cosa, allora non va bene. Ecco, l'obiettivo del libro, di questo libro che abbiamo scritto a completamento dei vari almanacchi che si susseguono di anno in anno, è proprio questo, cioè dare un ordine alla possibilità di mangiare dei dolci, che finora non avevamo mai scritto ricette per dolci, ognuna con il suo commento nutrizionale, perché anch'io ho scoperto facendo questo libro che anche i dolci hanno tanti aspetti positivi, quindi non è solo mi concedo una cosa negativa ogni tanto, mi concedo una cosa che non può essere la base della mia alimentazione, ma deve essere un'eccezione, ma anche in quell'eccezione di golosità può portare degli elementi positivi al mio stato di salute e alla mia alimentazione. E questo libro vi può aiutare a scoprire quali sono gli elementi positivi anche di un dolce. Inoltre, diciamo, la pagina dedicata normalmente alla dedica in realtà è un inno alla trasgressione, alla poesia della golosità, alla felicità che ci dà anche trasgredire, no? Ma non solo rispetto alla regola, ma anche rispetto agli altri, perché come diceva appunto Gozzano, tra tutte queste signore che nelle pasticcerie gustano il dolce preferito, c'è un'intimità propria del desiderio che quasi quasi non è condivisibile con nessuno, ma che è uguale per tutti, però. Quindi, insomma, sicuramente salva la vita, come la salva la poesia, anche lo zucchero e nelle giuste dosi salva la vita. Allora, E
Per gli amici che non vi conoscessero, allora va detto, mi sembra doveroso precisare, che Luca è un medico, nutrizionista e gastroenterologo, e che tu, Alessandra, sei un'attrice con la passione per la cucina. Sì, esatto, sì. Una passione scoperta che mi sono ritrovata tra le mani, nel senso che ho detto, però mi piace cucinare, però so fare queste cose, però mi piace distrarmi con la cucina e con i dolci in modo particolare anche, perché mi ricordo che tante volte, diciamo, arrovellandomi col cervello intorno ad altre questioni, dico ok, basta. Adesso mi metto a fare una torta. È come farsi una passeggiata, non so come dire. C'è, ascolta, c'è qualcosa... queste bellissime foto del libro, che sono veramente belle, poi Luca ha anche spiegato che sono autentiche. Ma le ricette le hai preparate tu? Sì, le ricette le ho preparate io, sì. Le ho preparate, le ho anche... allestite, diciamo, per la fotografia. Ho preparato il set insieme a Domenico, anche a Marco, che ci ha messo lo zampino. Guarda, perché c'è questo, è stupendo. Esatto, questi sono i miracoli del fotografo, perché a volte per fotografare, non so, uno sbuffo di zucchero a velo oppure la colata proprio del cream caramel. Rivedere, questo è un capolavoro. Sì, vabbè. Sì, lui mi diceva adesso io ti dico via. E quindi, insomma, siamo riusciti a fare, ora me lo dico da sola, non dovrei, però un gran bel lavoro, perché non eravamo in uno studio fotografico, non avevamo, come dice Domenico, la schiuma da barba, tra virgolette, o che cosa per lei, qualsiasi altra cosa per lei, che tiene per 3 ore. Io, in quanto attrice, ho fatto anche diversi spot di cose alimentari e so bene come laccano il cibo sul set e come si mette, sta lì imbalsamato per delle ore. Ok, abbiamo perso un attimo Alessandro, il cibo imbalsamato mi piace molto. Sembra fatto apposta, parlava di cibo imbalsamato ed è rimasta imbalsamata lei. Approfitto per dire, chi è interessato, che questa diretta sta andando in onda anche sulla pagina dell'Almanacco. Noi abbiamo una pagina Facebook dell'Almanacco e siamo sincronizzati con voi per aumentare la platea di chi ci vuole seguire. Assolutamente. Alessandra, allora, tanto se riesce a ricollegarsi. Esatto, tanto che Alessandra si ricollega, vabbè, ricordiamo dolci, abbiamo fatto vedere già tante volte, se non vi siete incuriositi non so più che fare, ma 52 dolci, scelti esattamente 52, perché non 42, perché non 60? La domanda è molto carina e ha una risposta logica, che è quella di concedere una volta a settimana, ecco perché alla fine completiamo l'anno con le 52 ricette, per far sì che si capisca come il dolce non può essere una ricetta quotidiana. L'almanacco alimentare che facciamo ogni anno di cibi salati, di cui proponiamo una ricetta al giorno, è chiaro che è fatta di un numero di giorni che sono 365, perché tutti i giorni mangiamo. È proprio l'intenzione di dire, il dolce si può mangiare, ma concediamocelo come un'eccezione una volta a settimana, in modo da poterlo fare rimanendo in salute. Questo è fondamentale. Tutto l'almanacco alimentare e anche questo almanacco di dolci si ispira comunque alla salute. Non è un vezzo di fare il dolce più bello o il dolce più buono o il dolce che ci piace di più, è quello di fare un dolce ovviamente buono, ma che rispecchi alcuni criteri, anche la stagionalità, quando si utilizza la frutta in molti di questi dolci è soltanto frutta di stagione. Certo, questo è meno evidente rispetto all'almanacco dei cibi salati, però è stato un nostro obiettivo quello di cercare di conciliare la salute e il piacere, perché per salute non si intende solo, ripeto, la salute del fisico, ma la salute della mente. Ricordiamoci che
A differenza e a dispetto di quanto si tende a dire che lo zucchero fa male, lo zucchero è la causa del diabete, lo zucchero è la causa dell'obesità, non è che lo zucchero sia la causa del diabete, tantomeno la causa dell'obesità, è il cattivo uso dello zucchero. Se noi ne mangiamo troppo, se noi abbiamo un'alimentazione fatta di tanti zuccheri, tanto sale, tanti grassi saturi, allora sì, subentra l'obesità e tutte le malattie ad essa correlata, ma non è il colpevole lo zucchero. Anche l'acqua, se noi ne beviamo 10 litri al giorno, moriamo, ma la colpa non sarà mai dell'acqua, che ne abbiamo bevuti 10 litri. Quindi questo stesso concetto va applicato al dolce. Lo zucchero è la base del nutriente, del nutrimento delle cellule nervose e anche dei globuli rossi, che si nutrono quasi esclusivamente di glucosio. Ecco che un alimento base diventa un danno quando noi ne facciamo un cattivo uso. Ah, hai detto una cosa molto interessante. Lo zucchero è l'alimento dei globuli rossi. Quindi c'è è l'alimento esclusivo. Tutte le cellule si nutrono di zucchero, ma per i globuli rossi non c'è un altro nutriente. E anche i neuroni si nutrono quasi, bisogna mettere esclusivamente di zucchero, perché in situazioni particolari di digiuno, per esempio, del digiuno prolungato, c'è un sistema vicariante, che è quello della produzione dei corpi chetonici, che consente di sopravvivere al cervello anche in mancanza di zucchero, ma è una strada di emergenza. Abitualmente il neurone si nutre di zucchero e lui ne ha bisogno, al punto che il nostro organismo in situazioni di pericolo, quindi di mancanza di cibo, effettua un processo di autocombustione del muscolo pur di produrre lo zucchero che non trova da altre parti. Per questo dobbiamo capire che l'alimentazione è fatta di tanti nutrienti, ma anche dello zucchero, come anche dei grassi che sono importanti per la nostra salute. Quello che è successo nelle società occidentali negli ultimi 40 anni è che la tendenza a un consumo eccessivo di zuccheri grassi ha portato a uno squilibrio dei nutrienti, questo associato a una scarsa attività fisica e a una riduzione dell'assunzione delle fibre. Questo insieme di cose porta, e tante altre che non sono solo queste la causa dell'obesità, ma da un punto di vista alimentare queste sono le cose forse più importanti, questo eccesso di cattive abitudini ha portato alle problematiche di sovrappeso e obesità. Incolpare uno solo è un errore. Ho capito. Insomma, il problema che mi affascina è che siamo passati eventualmente da un abuso di zuccheri a un togliere troppo di zuccheri. Sono due errori. Uno vuol dire che bisogna avere una via di mezzo, una misura giusta. Guardi, il buon senso, che in spagnolo si dice sentido común, è paradossalmente il sentido meno comune, cioè il senso meno frequente è il senso comune. E purtroppo è così, si è passato, perché si tende sempre a cercare un colpevole, perché la nostra coscienza è più tranquilla se ha un nemico ben definito, ben preciso, e meglio se uno solo, perché almeno eliminando quello tutto il resto diventa una cosa fattibile. Purtroppo non è così, come in tutti i processi educativi. L'acquisizione degli strumenti per fare le cose per bene in modo tra virgolette educato è complesso, e la volontà di semplificare le cose, per quanto sia gradita alle persone, non è mai un corretto viatico. L'educazione non è fatta sempre sì o sempre no, perché sarebbe molto più semplice, è una sorta di modulazione delle situazioni. Quindi se noi cerchiamo un nemico e lo identifichiamo con lo zucchero, allora non mangio mai lo zucchero, allora per mangiare in salute non bisogna mai mangiare lo zucchero, mai mangiare i grassi, mai mangiare i dolci, mai mangiare la pasta, mai mangiare il latte, perché poi anche il latte rientra tra i veleni bianchi, no? Che qualcuno ama definire. Allora l'identificazione di un nemico ha portato allo sviluppo e la moda delle diete del senza, sono stati scritti dei libri in merito alle diete del senza lattosio, del senza glutine, del senza sale. E come tutte le cose è sbagliato, non esiste il giusto se noi togliamo un nutriente, bisogna imparare in modo educato a utilizzarlo in modo corretto, perché altrimenti poi cosa succede? Che l'eccessiva privazione,
come ai tempi del proibizionismo, porta al fatto che comunque le persone lo mangiano, perché non è che se io ti dico che fa male, allora le persone smettono di mangiarlo, come le sigarette fanno male, ma le persone fumano lo stesso. L'alcol fa male, ma nessuno ha il coraggio di dire che il vino contiene alcol, che quindi andrebbe ridotto drasticamente. Quindi in realtà si tratta di modulare e armonizzare gli ingredienti, in particolare i macronutrienti, quindi tra proteine, carboidrati, tra cui c'è lo zucchero, e i grassi, bisogna armonizzare. I LARN, che sono i livelli di assunzione di riferimento dei nutrienti pubblicati e promossi dal Ministero, dalla Società Italiana di Scienza e Nutrizione Umana, sono delle indicazioni scientifiche che ci dicono, nell'ambito dei macronutrienti, le percentuali attraverso le quali dobbiamo assumere questi nutrienti. Bene, i carboidrati rappresentano tra il 45 e il 60% del totale delle nostre calorie. Per dirle in altre parole, la metà della nostra alimentazione quotidiana deve essere fatta a base di carboidrati, cioè di zuccheri, ma non intesi come zucchero semplice. Lo zucchero semplice del dolce, in particolare, non deve superare il 15%, ma non c'è scritto che non bisogna mangiarlo mai. Bisogna mangiare una quantità che non superi il 15% del totale delle calorie assunte nella giornata. Ecco, se noi impariamo queste regole, capiamo perché c'è spazio anche per il dolce, ma deve essere un dolce inserito in un certo contesto, ovviamente. Allora, una cosa che mi è piaciuta del vostro libro, due cose in particolare. Uno, che le ricette sono spiegate benissimo. Io non sono una brava cuoca e ho molto apprezzato la gradualità delle spiegazioni. Insomma, lì veramente basta un po' di attenzione, seguire le regole e dovresti arrivare, persino io dovrei arrivare al termine della cosa. L'altra cosa che mi è molto piaciuta è che per ogni ricetta c'è l'apporto calorico, che non so se è determinante, però io, per esempio, che sono a dieta, magari incoraggiata dalle tue, sceglierò un dolce per questa domenica. Non andrò a scegliere un dolce da 800 calorie, che è quasi un pasto. Cercherò un dolce da 230-300 calorie, che ho visto che ce n'è diverse. Anche la creme caramel credo che sia un poco più di 300, e potrebbe già essere una cosa abbastanza buona per me. Ecco. Vedi, Nicoletta, abbiamo seguito un canovaccio che è risultato essere vincente nella stesura degli altri almanacchi, ovvero dettagliare minuto per minuto le procedure della preparazione del piatto, ma non sono cifre buttate lì, non sono minuti fatti a occhio, ma sì, quanto ci vorrà fare questa cosa? 5 minuti, 4 minuti? No, è tornata alla parola non ripronunciare la parola imbalsamata, perché hai detto imbalsamata e sei rimasta così, quindi non dire più la parola imbalsamata, Alessandra. Comunque, dicevo che quel canovaccio che dettagliava minuto per minuto i passaggi della preparazione del piatto, scusatemi, ma era andata via la connessione. Sono reali, nel senso che sono cronometrati e sono reali. Alessandra, ti percepiamo malissimo. Basta, Alessandra, stai tranquilla, non pronunciare parole pericolose come imbalsamato, stai fermina, non turbare la connessione. Ecco, io stavo lodando le spiegazioni, che sono così chiare persino per me, che sono una cuoca non troppo brava, per essere generosa. Infatti, mentre eravamo qua, stavo facendo bruciare l'arrosto per domani. Temo che sia guasto in un modo irreparabile, però l'odore non è tanto bello, anche se sono schizzata a spegnere la fiamma. Ecco, qual è la tua ricetta preferita, Alessandro? C'è poco da ridere, guarda che ti faccio venire a casa mia a cucinare per domani, se vai avanti così. Allora, la mia ricetta preferita in assoluto, è, senza pensarci su, è la zuppa inglese, di cui ho dato anche una versione facilitata. Fantastico. Sì, la zuppa inglese, pensate un po', è il mio dolce di compleanno da quando avevo un anno, però. Quindi mia madre non l'ha fatta mai con gli sciroppi, ma l'ha fatta sempre con l'alkermes, con il marsala, così. Quindi, dottore, qui siamo... Sono solo 30.
sono solo 30 anni che la mangi, se da quando avevi un anno saranno massimo 30, certo, quanti saranno? 30 compleanni avrei fatto. All'incirca la Trentina, no? La Trentina. Mia madre non credo che mi facesse mangiare solo alla crema, quindi insomma, no, volevo aprire una parentesi sull'alcol, però ecco, questo per dire che, l'avrà già detto il Piretta, non demonizziamo niente. E quindi la zuppa inglese è ispiratrice, perché mi piacciono anche le creme, che poi pasticcere, che poi faccio diventare cioccolati speziati con pepe, noce moscata o che so io. Insomma, mi piace. Vieni a casa mia a cucinarmi quello che vuoi, guarda, con queste credenziali sei benvenuta. Ho messo la lista degli ingredienti, ecco, li faccio trovare tutti infiocchettati. Voglio dire una cosa a proposito, se non l'ha già detta Luca nel tempo in cui io ero senza connessione, che venite a mangiare da me, venite a casa a cucinare. Questo era quello che si verificava prima della pandemia, certo. Quando noi insomma cucinavamo le cose salate dell'almanacco, che sono sempre state scelte con lo stesso criterio, cioè con il criterio che rispondessero ai criteri dell'almanacco, e va bene, ma il dolce è sempre stato provato comunque e approvato e poi ricucinato e fotografato, e nel momento della fotografia poi si riunivano con noi un sacco di amici, a volte anche editori, oppure i miei amici attori, piuttosto che insomma ognuno portava del suo, ed erano serate meravigliose che hanno consacrato ovviamente lo stile della dieta mediterranea in noi, hanno trovato proprio i fedelissimi, diciamo così, gli irriducibili, e questo ci manca un po', speriamo che l'anno prossimo, magari, se continuiamo in questa avventura, ci sia occasione di rivederci di nuovo insieme in tanti, insomma, perché comunque il dolce, ritornando anche a 52 dolci a settimana, ovvero il dottore direbbe una fetta, non a settimana, all'anno 52 a settimana. confessa che tu te le devi mangiare tutto il libro in una settimana, ti sei fatta, confessa. Guardate, questo è il bello della diretta, no? Sì, sarà il bello della diretta, sarà una torta di mele, eccola lì, è alta, non so, ancora la devo togliere dalla forma, è alta 15 centimetri, quindi forse 52 a settimana, quasi potrei, pezzettino, ovviamente. Però dico che questo dolce a settimana, una fetta a settimana, come dice il dottore, giustamente, insomma, io non lo contraddico assolutamente, però sono una lieva un po' di quelle che non si applica proprio tanto, no? Per cui ho detto, allora facciamone 52 grandi che uno condivide sempre nel segno della dieta mediterranea, così quella domenica o quel tè o quel dopo pasto, insomma, sia... Adesso chi ci ascolta vorrà sapere com'è sta alchimia che con la dieta mediterranea facciamo i dolci, ce lo mettiamo dentro, e va un po' spiegata, perché è un po' tirata dai capelli, nel senso che noi ci ispiriamo alla dieta mediterranea soprattutto per i piatti che abbiamo fatto con l'almanacco dei salati, ok? Il dolce, ripeto, nella piramide alimentare della dieta mediterranea è posto al vertice, quindi non è che la dieta mediterranea si basa sul fatto che bisogna mangiare i dolci. Questa è una concessione che la dieta mediterranea ci dà, perché non ci priva di nulla, e il dolce fatto bene, con la quantità di zucchero corretta, con la quantità dei grassi corretti, con la quantità della frutta di stagione quando c'è, insomma, è un tentativo di rimanere più dentro la dieta mediterranea possibile, proprio per conciliare l'aspetto psicologico della nostra salute, perché il piacere fa parte dell'alimentazione, per la convivialità, la gioia, il piacere di condividere cibi che ci piacciono. Perché io dico sempre che le persone che fanno le diete molto drastiche, guardando come unico risultato il calo del peso, che purtroppo è l'unico parametro che viene utilizzato per rivendere una dieta piuttosto che un'altra, dice, questa, guarda, con questa dieta perdi 5 kg in 3 giorni, no, in 4 minuti ne perdi 8, provai quest'altra, cioè sono
lo slogan è legato sempre al numero di chili nel tempo determinato, no? Ma quello che conta non è solo quello per chi deve fare una dieta dimagrante. Partiamo anche dal concetto che la dieta mediterranea non nasce come dieta dimagrante, nasce come dieta di salute per la prevenzione delle malattie, no? Ma si può anche utilizzare e applicare per far dimagrire le persone, ovviamente. Ma il concetto è che se io faccio una dieta privativa, eccessivamente drastica, eccessivamente punitiva, anche se ottengo un risultato in breve tempo, non sarò mai in grado di mantenerla nel tempo. E questo cosa comporta? Comporta che non si vede l'ora che finisca. Nel momento in cui finisce la dieta, io ho perso anche 8 kg, 10 kg, e che faccio? Benissimo, ho finito, finalmente festeggio, ricomincio a mangiare come prima. Dopo 6 mesi ho recuperato gli stessi chili, no? Perché non ho imparato nulla. L'obiettivo della dieta mediterranea e dei nostri libri è quello di cercare di dare una mano in ambito educativo, cioè se voi mangiate così, dovete mangiare tutta la vita così, è inutile pensare che la dieta per chi mangia male, passare a fare una dieta dove si mangia bene, è una cosa limitata nel tempo, è una forma di educazione, e l'educazione, come tutte le educazioni, non hanno una scadenza, non è che ai nostri figli diciamo non buttare le cartacce per terra fino a quando hai 18 anni, dai 19 puoi cominciare a buttarle, no. Non si può ragionare in questi termini, quindi lo stesso vale per l'alimentazione. Si impara a mangiare bene, si deve mangiare bene sempre. È chiaro che ci sono le eccezioni, anche mangiare schifezze si può, ma purché questo sia una volta ogni tanto. Non ci deve essere un niet categorico ai cibi, anche se sono cibi che non sono salutari. Una volta ogni tanto ci si può concedere senza sentirsi in colpa. Questo è fondamentale per portare avanti nel tempo, in modo ad vitam, diciamo, un regime alimentare fatto di la quotidianità. La quotidianità deve essere fatta in modo salutare. Poi l'eccezione... Ma infatti diciamo che al di là del fatto che io vedo molte persone abituate a mangiare merendine, cose confezionate, eccetera, però il concetto del dolce effettivamente rimane anche un po'... quello della festa, dell'occasione, no? Che non è proprio di tutti i giorni, è una, cioè, a fronte di una sana alimentazione che prevede magari anche una bella colazione di yogurt, cereali e frutta che è dolce di per sé la mattina, no? Il dolce brava Alessandra, questo è il concetto importante, cioè io arrivo a mangiarmi il dolce dopo aver cominciato a fare una colazione salutare, aver mangiato la frutta, mangiato lo yogurt, a pranzo mangiato in un certo modo, a cena mangiato in un certo modo, pum, arrivo al dolce, che bello. Ma se io ho mangiato a pranzo le patatine fritte con l'altro fritto, le colate di maionese o di ketchup sull'hamburger, e arriva a mangiare il dolce, dico, beh, il dolce ho letto che lo posso mangiare, ma non è quello, cioè, non è quello il punto, è che il dolce va bene inserito in un contesto di un certo tipo, quindi se io faccio le cose fatto bene, allora mangio anche il dolce, non è che il dolce va bene accarrettato a seguito di qualunque cosa abbia mangiato, però a quel punto la colpa non è del dolce. Sì, ma poi no, infatti. Se il dolce questi lo consumi una volta sola alla settimana, che c'è da sbagliare? Tutto il resto è rigore. Poi, rigore. Anche lì ovviamente ci sono le dosi giuste, no? È inutile mettere in una torta di mele 300 grammi di zucchero, se le mele già portano una dolcezza propria, faccio per dire ora perché l'ho fatta qui, però ci sono anche le dosi e ci sono anche... c'è anche la qualità degli ingredienti, delle materie prime, che insomma oggi forse si comincia tra tutti questi MasterChef e cose, programmi di TV, forse si riprende un po', perché è come se ci fosse stato un salto in mezzo di scarsa qualità, no? Però questi dolci sono intanto dolci di tradizione per lo più. Io li ho voluti fare proprio per questo motivo, con le materie prime cosiddette classiche, diciamo così, no? Lo zucchero bianco, la farina bianca, ci sono delle eccezioni, ci sono dei dolci più particolari, magari anche vegani se vogliamo, però lo sono solo per una questione di gusto e non di scelta alternativa al demone dello zucchero bianco o del burro. Io in questa, diciamo, prima uscita così, mi piaceva che il dolce
che noi desideriamo mangiare sia proprio quello di cui ci ricordiamo. Quindi se dico zuppa inglese, c'ha quel pan di Spagna, se dico cream caramel è fatto con il latte di mucca e via di seguito, insomma, senza demonizzare niente, perché è veramente tutto buono, ci vuole anche la qualità delle cose, la quantità. Però, scusa, c'è anche, in un certo punto, se non ricordo, non ho interpretato male, si può mettere invece dello zucchero la stevia piuttosto che dei surrogati? No, io ho usato miele, ho usato zucchero di canna. No, noi abbiamo fatto, forse ti riferisci al fatto che c'è all'inizio del libro c'è un capitolo che riguarda anche i dolcificanti e abbiamo voluto specificare in quel momento qual è il ruolo dei dolcificanti, e il concetto che credo che sia quello più corretto da condividere con chi ci ascolta è che se noi mangiamo il dolce in un'ottica di educazione alimentare, come stiamo cercando di far capire, non importa sostituire lo zucchero col dolcificante, non ce n'è bisogno se la quantità di zucchero è quella che noi indichiamo nelle ricette e viene consumata in quel contesto. Magari quel giorno si sarà mangiato un pochino più di zucchero, può darsi, però se noi poi stiamo attenti nel resto della giornata ed evitiamo di aggiungere zucchero al caffè, di mangiare la crema, il dolce non va a incidere minimamente sulla quota della quantità di zucchero ammessa, di quel famoso 15% di cui parlavo. E a quel punto il dolcificante ha un ruolo minore, non è importante sostituire lo zucchero col dolcificante. Attenzione, e questo lo voglio sottolineare perché è molto importante, noi ci rivolgiamo a persone che non hanno patologie. È chiaro che il paziente diabetico, questo discorso che sto facendo, zucchero dolcificante, non lo posso fare. È chiaro che il diabetico non può mangiare lo zucchero, ma neanche una volta a settimana, deve stare attento. Quindi è chiaro che questo è un messaggio, come si parla poi sempre anche della dieta mediterranea, rivolto alla popolazione generale. Il caso singolo di chi è intollerante al lattosio, di chi ha il diabete, di chi è celiaco, va contestualizzato e va seguito nell'ottica della sua personalizzazione della dieta, perché altrimenti qualcuno può alzare la mano e dire ma io sono celiaco, perché avete messo in quel dolce la farina di frumento? Certo, oppure io sono diabetico, allora posso mangiare tutto lo zucchero che voglio? No! È chiaro che bisogna contestualizzare nella personalizzazione del singolo individuo. I discorsi che stiamo facendo sono rivolti alla popolazione generale, mi raccomando, questo è un punto importante. Ok, questo è perfetto. Ma allora un diabetico potrebbe sostituire lo zucchero con la stevia? Un diabetico può sostituire, anzi dovrebbe sostituire lo zucchero con lo stevia, per quanto, attenzione, anche, ma non con il fruttosio, perché il fruttosio è vero che viene gestito meglio rispetto al saccarosio, però perché salta un paio di passaggi della sua metabolizzazione dove non interviene l'insulina, ma poi in altri interviene l'insulina comunque, quindi se lui ha un problema di carenza di insulina può incorrere in problemi uguali. Perché poi spesso si fa un ragionamento sbagliato. Allora se lo zucchero non lo posso prendere, prendo il dolcificante e ne metto quanto me ne pare. No, perché per esempio per il fruttosio questo discorso non vale, anche perché le calorie del fruttosio sono identiche. Le calorie del fruttosio sono identiche alle calorie dello zucchero da tavola, sono esattamente le stesse. 4 calorie ogni grammo. La differenza è che il fruttosio è un pochino più dolce, quindi ne metto un pochino meno, dolcifica una volta e mezza rispetto al valore 1 del saccarosio. Però se io per ogni pasto metto il fruttosio, alla fine le calorie le ho assunte, al di là del discorso del diabete. Diverso è il discorso per i dolcificanti di sintesi, la saccarina, il ciclamato, lo stesso stevia, dove non ci sono praticamente calorie, o l'aspartame per esempio. Però il problema dei dolcificanti, se consumati in eccesso, possono dare altre tipologie di problemi. Per esempio il sorbitolo e il mannitolo, se uno li consuma in eccesso, danno gonfiori di pancia e mal di pancia, chi soffre di colon irritabile non li può assumere. Perfetto. C'è una malattia rara che è la fenilchetonuria, che non ammette l'aminoacido fenilalanina e quindi l'aspartame queste persone non lo potrebbero consumare. Ma c'è un altro discorso ancora da fare, se vogliamo, e che è comunque legato all'abitudine del gusto dolce, e quello il dolcificante me lo dà esattamente come lo zucchero, cioè chiamiamola dipendenza, anche se non è un termine corretto, ma il piacere del dolce che chiama dolce perché mi piace vale anche col dolcificante. Quindi il rischio che il dolcificante
non penalizza il diabetico, non penalizza il valore di glicemia, ma penalizza un'eventuale dipendenza al dolce nella stessa identica maniera. Quindi il problema educativo va uguale anche per i dolcificanti. Perfetto. Allora, noi dovremmo però mi piacerebbe chiudere con Alessandra e chiedere, allora, il tuo dolce preferito, abbiamo capito che è la zuppa inglese, giusto? Però tu porti anche un dolce che io non ho mai sentito nominare in tutta la mia ormai lunga vita, Savillum. Da dove ecco il Savillum. Dice, tra parentesi, perfetto. Da dove viene questo Savillum? Allora, viene dall'antichità, diciamo così, perché Savillum è il nome latino per definire dolcetto, e poi anticamente il dolce, diciamo, si faceva strada sempre con gli ingredienti primari, che potevano essere appunto il latte, la farina, quando si cominciava ad averne di farina, grossolana così, e veniva dolcificato con lo zucchero naturale che era il miele, quindi non è altro che un dolce di ricotta e miele, anche, diciamo, ha subito delle trasformazioni, perché in realtà originariamente era solo ricotta e miele, oggi noi l'abbiamo tradotto, diciamo, anche con le uova, con i semi di papavero c'erano, la lavanda c'era nella ricetta originale, però poi lo abbiamo un po' adattato anche ai nostri gusti. Io la prima volta l'ho mangiato in una pasticceria di Roma, avvolto in un foglio di pasta Fillo, che ovviamente non era quello che ci potevamo permettere anticamente, però è una rivisitazione di tutto rispetto, buonissima, e da lì mi è venuto in mente anche di recuperare questo dolce, ne volevo mettere un po' qualche altro ancora, dell'antica Roma, per lasciare anche un po' il posto all'idea che le cose esistono da sempre. In fondo poi una crostata di ricotta, quella che facciamo noi oggi a Pasqua, o la cassata, no? Non è, viene da quello. Cassata troppo dolce, vero? No, cassata non si può. Però Savillum mi affascina, io devo chiudere, però Savillum lo vorrei provare, mi sembra anche che non sia troppo ricco di figlie. E quindi faccio anche il libro, va. Benissimo, perfetto. Grazie mille. Grazie. Eccolo lì. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie Alessandra, grazie Luca, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, e provate questi dolci, ne vale la pena. Provate. Arrivederci. Grazie, arrivederci alla prossima.